Mistero a buon viaggio, ho trovato corpo senza vita di un 50enne spezzino. Politiche 2018, centro-sinistra e centro-destra presentano i propri candidati, parte la campagna elettorale. No alla vendita del Parco del Colombaio, domani pomeriggio la manifestazione organizzata dall'opposizione. I 90 anni di Mario Andreoli, autore del presepe di Manarola, oggi festeggiamenti. Trionfo pilota nel derby ligure contro l'Entella, la rete di Maggiore consegna la vittoria allo Spezia. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro TLS Giornale. Mistero a buon viaggio, dove un 50enne spezzino è stato ritrovato morto con una ferita alla fronte all'interno di un capannone della carrozzeria Angeli. A fare il ritrovamento è stato un dipendente. Vediamo il servizio. Un corpo senza vita con una vistosa ferita alla fronte è stato ritrovato questa mattina all'apertura del capannone di una carrozzeria a Buon Viaggio. Il cadavere di Fabio Cozzani, 50enne spezzino residente in città, che lavorava per una ditta specializzata nella vendita di auto. A trovare il corpo è stato un dipendente che è entrato nello stabile all'orario di apertura per cercare la propria tuta da lavoro. Il corpo del 50enne era a terra con una ferita sulla testa, forse compatibile con un pezzo di metallo rinvenuto nel capannone, non distante dal ritrovamento dell'uomo. All'esterno, a poche centinaia di metri, è stata trovata anche una Fiat Multipla che era in uso al 50enne ed era incidentata. Sui fatti indagano i carabinieri e non sarebbe da escludere che l'uomo si sia introdotto nell'autofficina di cui non era dipendente per cercare riparo dopo l'incidente. Sarebbero da escludere le ipotesi del malore sul posto di lavoro e il gesto estremo. Solo le indagini dei carabinieri e l'esame autoptico che si terrà nelle prossime 48 ore faranno completa luce su quanto accaduto. Una donna di 54 anni è stata denunciata per furto aggravato. Si trovava all'interno di un bar dove ha sottratto una scatola contenente 70 euro per poi giocare al videopoker. È intervenuta la polizia di Stato che ha proceduto nella denuncia. L'episodio fa emergere un male del nostro tempo, la ludopatia. Sentiamo di più nel servizio di Chiara Alfonsetti con le immagini di Davide Morina. Una denuncia per furto con destrezza, però in un contesto particolare dove emerge un problema gravissimo che è quello della ludopatia. Il fatto è avvenuto in via Monfalcone e cerchiamo di ricostruire l'episodio avvenuto ieri. Sì, la polizia è intervenuta in quanto c'era stata segnalata un diverbio all'interno di un locale tra la proprietaria e una cliente, perché la proprietaria supponeva che appunto la cliente avesse asportato il contenitore del videopoker che aveva appoggiato sul bancone. Successivamente, poi dalla ricostruzione fatta dalla pattuglia intervenuta, è emerso appunto che con ogni probabilità la signora aveva asportato con un gesto repentino il contenuto di questo recipiente e si era poi messa a giocare immediatamente al videopoker. Questo ovviamente è un fatto piuttosto grave dal punto di vista sociale, perché è un fenomeno che è sempre più diffuso nel contesto in cui viviamo. Qual è la percezione della Polizia di Stato di questo fenomeno nel territorio? Ma diciamo che noi abbiamo in corso costanti e attenti monitoraggi delle sale slot e delle videolottery per il tramite della dipendente divisione amministrativa e sociale, che appunto con il personale della Polizia di Stato specializzato frequentemente effettua i controlli a questi locali. Il fenomeno è piuttosto diffuso, anche se dobbiamo dire che forme di vere e proprie forme di ludopatia ne abbiamo trattate piuttosto poche noi. Altra cosa invece è la grande diffusione di questo gioco d'azzardo tra la popolazione, ma lì noi interveniamo appunto solamente quando vengono compiuti dei reati. Continuano le ricci controlli finalizzati a tutelare l'ambiente marino e costiero. Nell'ambito di tali attività, coordinate dalla Capitaneria di Porto della Spezia, il personale dell'ufficio locale marittimo di Lerici, in collaborazione con quello della Polizia Municipale e di tecnici dell'ACAM, ha recentemente individuato un'intera colonna di scarico delle acque reflue nere che scaricava direttamente nella condotta delle acque pluviali confluenti nel canale Carbognano, che poi sfocia in mare. Ad essere controllato
controllato uno stabile con più appartamenti situato nei pressi di Piazza Garibaldi. Nei confronti del proprietario dell'immobile, a seguito degli esiti del controllo, è stato notificato un verbale di accertamento amministrativo con relativa sanzione compresa tra un minimo di 6.000 ed un massimo di 60.000 euro. E siamo ora alla politica. Come avete sentito dai nostri titoli, al via la campagna elettorale per il centrodestra e il centrosinistra. Oggi all'NH Hotel della Spezia la coalizione del centrodestra ha presentato i suoi candidati alle elezioni politiche del 4 marzo. C'era per noi Laura Ivani, le immagini sono di Davide Morina. Perché votare Noi con l'Italia? Ma Noi con l'Italia si rivolge a tutto quell'elettorato moderato che ha perso fiducia nella politica, che ha perso fiducia nelle istituzioni, e vogliamo dire che c'è anche una politica non urlata, una politica fatta di contenuti, una politica di servizio, quindi speriamo di convincere un po' di gente a tornare a votare e a dare un voto moderato perché possiamo portare un contributo importante nella coalizione di centrodestra. Perché votare la sua lista? Votare questa lista perché la regione ha dimostrato già un cambiamento. Savona, La Spezia, Genova sono già città più pulite e più sicure, e questo, per continuare questo cambiamento bisogna che la rivoluzione parta dal basso, e nelle urne possono continuare a scegliere questo cambiamento per dare più forza alla nostra città. Perché votare Lega alle prossime politiche? Votare Lega vuol dire votare un cambiamento. Io ne sono la prova vivente perché hanno scelto come candidato, la Lega Nord ha scelto un rappresentante di un mestiere umile, di un mestiere dimenticato come quello del pescatore, che forse è stato il mestiere più bisfrattato insieme all'agricoltura, cioè distrutto dal governo italiano e vessato dalla comunità europea. Quindi ripartire da questo mondo dell'impresa che forse è quello che ha patito di più in questi anni. Perché votare Fratelli d'Italia? Votare Fratelli d'Italia significa difendere gli italiani, significa difendere i confini del nostro paese, significa difendere la famiglia, significa incentivare la natalità, significa fare una battaglia per abbattere le tasse, significa dire no alla immigrazione clandestina. Perché votare Forza Italia? Perché porteremo a Roma il buon governo che oggi dimostriamo di fare in Regione Liguria, nella città della Spezia, attraverso un maggiore sviluppo delle infrastrutture, cercando di superare quel gap infrastrutturale che oggi ci tiene fermi al palo da anni, perché avremo un occhio di riguardo per il sociale e perché comunque faremo grande la nostra regione e il nostro territorio. Perché votare Lega? Beh, io parto dal congresso mondiale sulla migrazione e sulle migrazioni. In quel congresso Papa Ratzinger parlò del diritto di non migrare. Nel 2016 285.000 italiani sono migrati all'estero. Questi 285.000 italiani sono per lo più giovani, laureati, dottorandi in ricerca. La loro istruzione è costata alle famiglie italiane circa 9 milioni di euro. Negli ultimi due anni sono raddoppiati quelli che sono i nostri giovani che emigrano verso l'estero. Quello che deve fare un buon governo è quello di investire sulle future generazioni. Per cui il nostro impegno sarà quello di essere un supporto alle famiglie per far sì che i nostri giovani, i nostri figli possano rimanere in Italia e non solo, riportare in patria coloro i quali sono espatriati. E anche il centrosinistra ha presentato i propri candidati alle elezioni del 4 marzo. C'era per noi Sergio Diofili. È una bella serata quella di stasera. Siamo tantissimi al Centro Allende a presentare i candidati della coalizione del centrosinistra. La mia felicità è anche quella di avere anche i candidati delle liste che correranno insieme a noi, quindi Insieme, Più Europa con Emma Bonino. Manca per impegni politici in altro luogo il candidato capolista della lista della Civica Popolare di Lorenzin. Votare il centrosinistra oggi significa continuare a dare un futuro riformista e democratico al nostro paese, farlo sempre con i valori che ispirano il centrosinistra, che sono l'antifascismo attuale e ispirato ai valori antichi, e l'europeismo di cui tanto si sente parlare, e sempre condito con quello che in questi giorni è alla cronaca di tutti, la tolleranza e l'eguaglianza. Quindi sarà la nostra campagna elettorale, come ho già avuto modo di dire, da lavoratori della politica. Cercheremo tutti in ogni piazza, in ogni strada, lo faremo con umiltà ma anche col grande orgoglio di appartenere alla comunità del centrosinistra.
Io credo che si debba votare intanto per la coalizione di centrosinistra e poi per la lista più Europa, perché mai come oggi c'è bisogno di Europa per il nostro paese, perché il rischio che corriamo è veramente grande, il rischio dei populismi, il rischio di quelli che per un voto in più professano l'uscita dall'Europa, addirittura il referendum che sarebbe per l'Italia la peggior sciagura che possiamo immaginare. Noi ci salviamo, l'Italia resta un paese forte e credibile se resta dentro all'Europa e se contribuisce a migliorarla l'Europa. Perché votare la nostra lista? Votare la lista perché è una lista formata da ragazzi giovani, da ragazzi che hanno voglia di portare avanti i valori di una sinistra riformista, che vuole pensare all'Europa come un'opportunità, come qualcosa che possa portare nuovi diritti per tutti i cittadini, valorizzare le disuguaglianze e soprattutto risolvere delle tematiche importanti del lavoro, delle disuguaglianze economiche, dell'ambiente, del territorio, tutto quello che è vicino alle persone e alle famiglie. Tutte tematiche che sono vicine alle forze che compongono la coalizione d'insieme e poi a tutto il centro-sinistra. Rimaniamo appunto in tema elezioni con il taccuino dei candidati. Domani, mercoledì 7 febbraio, Stefania Pucciarelli, candidata della Lega per il Senato nel collegio uninominale Liguria 3 Levante, dalle 20.30 alle 21.30 parteciperà al corso di autodifesa da lei organizzato presso il Fight Club La Spezia di Piazza Verdi. No alla vendita del colombaio, all'alienazione delle scuole, gruppi consigliari leali a Spezia, il gruppo PD, il gruppo PSI, il gruppo Spezia Bella, Forte Unica, il gruppo Spezia Bene Comune, indicano per domani, mercoledì 7 febbraio alle 16, una manifestazione in difesa del parco del colombaio e delle scuole. Sarà una manifestazione pubblica, fanno sapere, aperta alla cittadinanza tutta, alla gente dei quartieri, alle associazioni, che si terrà davanti all'area giochi del parco del colombaio. In occasione del 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana si è tenuto oggi il convegno Attualità della Costituzione, il contributo delle culture dell'antifascismo, riflessioni su Antonio Gramsci, Carlo Enello Rosselli, Don Luigi Sturzo, organizzato dal Comitato Unitario della Resistenza. Il convegno si è svolto questa mattina in Sala Dante alla presenza degli studenti, per poi passare nella sala del Consiglio Provinciale nel pomeriggio alla presenza delle autorità. Oggi affronteremo il tema del 70° dell'entrata in vigore della Costituente, lei affronterà il tema di Luigi Sturzo. Sì, no, io cercherò semplicemente di spiegare, insomma, sinteticamente come l'esperienza del cattolicesimo democratico, in qualche maniera ha in Sturzo una figura di particolare rilievo, abbia poi contribuito in maniera assolutamente fondamentale a scrivere la Costituzione. Pur non essendo Sturzo un costituente, certamente il suo contributo, l'essere in qualche maniera una figura magistrale riconosciuta nel cattolicesimo democratico, ha influito, insomma, in qualche misura nella determinazione del lavoro dei costituenti. Quale può essere il contributo gramsciano alla Costituente? Beh, come cercherò di spiegare poi oggi, il contributo gramsciano è indiretto, nel senso che Gramsci ovviamente non fa tempo a vivere i lavori della Costituente, muore esattamente 10 anni prima, nel 1937, nelle prigioni fasciste, ma la sua voce, diciamo così, la sua figura, come dire, aleggia, insomma, nei lavori della Costituente. Vi sono i suoi più stretti collaboratori, Scocimarro, che lo rievoca nella seduta del 27 aprile, Terracini, che presiede allora la Costituente, e lo stesso Togliatti, che di fatto ne è il successore. Qual è il contributo alla Costituente, o che aleggia nelle stanze della Costituente, dei fratelli Rosselli? Innanzitutto Piero Calamandrei ha scritto: se volete andare a vedere dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne dove hanno combattuto i partigiani. E fra questi partigiani un rilevante contributo l'hanno dato le formazioni Giustizia e Libertà e Brigate Rosselli, e l'hanno fatto anche alla Spezia, tra l'altro. Si sono ispirate al pensiero e all'azione
di questi fratelli che hanno combattuto incessantemente il fascismo, hanno sacrificato la loro vita, uccisi nel 1937. Siamo molto soddisfatti per aver portato di fronte alla cittadinanza tre illustri relatori e avere avvicinato al mattino le scuole della nostra provincia con un grande successo di affluenza. Noi infatti crediamo che sia fondamentale agire sul piano delle conoscenze. Laddove le conoscenze ci sono, si può arrivare poi ad un giudizio articolato in termini anche politici e naturalmente fondato sulle competenze maturate. E dunque la consapevolezza non può che rendere migliori i nostri giovani e al tempo stesso assicurare un avvenire al nostro paese. Ricordare i 70 anni e rivivere i 70 anni dalla promulgazione della nostra Costituzione è come rivivere la nostra libertà e democrazia, la storia dei nostri padri costituenti, le nostre storie, la nostra vita e il nostro valore. Questo è un esercizio che va fatto tutti i giorni perché pur vivendo in una società completamente diversa dobbiamo impedire che questa società sia sempre meno umana e che si ricordi che anche le differenze sono una ricchezza e che la Costituzione serve proprio per convivere in modo pacifico e dando una prospettiva di vita e di tutela a tutte le persone, a tutti i cittadini. È stata rinnovata la convenzione tra Comune della Spezia e Acam Ambiente per il conferimento di rifiuti ingombranti da parte delle imprese. L'assessore Christopher Casati e Giulio Maggi di Acam hanno firmato alla presenza delle imprese spezzine di edilizia, impiantistica e traslochi che avevano infatti un annoso problema con il conferimento dei rifiuti nel centro di raccolta degli Stagnoni che costringeva le aziende a trasferte fuori comune con problemi di tempi e costi. Nel febbraio 2008 l'Università di Liegi e l'Università di Nantes, conoscendo l'impegno del polo universitario della Spezia nel settore della nautica da diporto, hanno invitato l'Università di Genova a partecipare al programma europeo Erasmus Mundus. Il passaggio chiave per il polo universitario della Spezia è stato la trasformazione nel 2011 del corso magistrale in ingegneria nautica e master in yacht design tenuto interamente in lingua inglese. Ogni anno al termine del ciclo di studi tutti rappresentanti del consorzio Erasmus Mundus si riuniscono per conferire ufficialmente agli studenti il titolo di laurea. Quest'anno dal 12 al 15 febbraio l'evento sarà nuovamente ospitato alla Spezia presso il polo universitario Marconi. Questo significativo evento costituisce una tappa importante per il polo universitario spezzino che vede un'ulteriore conferma della volontà di tutti gli addetti a non limitarsi a dare agli studenti una solida formazione professionale ma a sostenere il proprio prestigio attraverso collegamenti e iniziative di respiro internazionale. E si è riunita oggi nella sede dell'ente a Manarola la giunta esecutiva del Parco Nazionale delle Cinque Terre. La mattinata di lavoro ha portato alla definizione di alcuni importanti progetti condivisi dal territorio, tra i quali si evidenzia la proposta di istituire un servizio di trasporto pubblico locale marittimo da espletarsi nell'area marina protetta. In tema di governance del turismo, sempre in un'ottica di salvaguardia delle comunità locali, la giunta ha dato mandato al parco di attivare uno studio per il monitoraggio dei flussi nei centri abitati attraverso il supporto di un incarico esterno ad esperti del settore. Si è svolto questa mattina a Sarzana il 15° congresso provinciale della UILM. Tra i temi affrontati il lavoro, lo sviluppo, la sicurezza, i contratti, i diritti e le tutele. Al congresso era presente anche il segretario generale nazionale Rocco Palombella. Il servizio di Italo Lunghi con le immagini di Davide Morina. Con un congresso con un ampio dibattito, una relazione articolata, qual è il messaggio che hai voluto lanciare alla tua assemblea? Ma un messaggio molto chiaro, noi oggi possiamo partire su due argomenti importantissimi qua alla Spezia. Il primo è il polo della difesa rivisitato, che ho voluto chiamare polo dell'industria armiera, dove oltre la Fincantieri bisogna inserire tutto quello che sono il sistema di combattimento, quindi tutto quello che coinvolge Leonardo. E per cercare di fare un grande gruppo italiano, visto alla luce di quello che sta accadendo nel famoso accordo Italia-Francia tra Fincantieri e STX. L'altra grande idea che abbiamo lanciato, a fronte di un fatto che abbiamo un polo della nautica in crescita, abbiamo tutti i player migliori qua nella nostra provincia, è quella di fare una grande fiera nautica in stile come Cannes, Monte Carlo, Genova, farla anche qua e fare quindi un grande evento nel periodo estivo.
Il momento del congresso è anche il momento per fare un po' di conti e di rivisitare la propria organizzazione. La UILM è un sindacato in salute? Siamo un sindacato in salute, ho detto chiaramente che siamo il secondo sindacato tra i metalmeccanici, anche se c'è stata la crisi e c'è tuttora questa crisi in corso, comunque abbiamo tenuto, le persone continuano ad iscriversi alla UILM e uno dei risultati, ne cito uno su tutti, il grande risultato ottenuto nelle ultime elezioni in RSU di Fincantieri, che abbiamo ottenuto il 50% dei consensi tra i lavoratori. Un congresso incentrato su un concetto assolutamente preciso: senza l'industria non può esserci sviluppo. Sì, noi siamo un'organizzazione la più industrializzata possibile, siamo i metalmeccanici, una volta fiore all'occhiello del sindacato industriale. Con l'avvento della crisi ci sono state delle difficoltà, però noi riteniamo di essere sempre quelli che mettiamo al centro della nostra azione il rilancio dell'industria manifatturiera. Senza l'industria manifatturiera il nostro paese non va da nessuna parte, quindi noi siamo convinti che gli anni passati, i governi che si sono avvicendati non hanno fatto gli investimenti necessari per ammodernare e rilanciare la nostra industria manifatturiera. Noi ci auguriamo che finita la campagna elettorale, finite le premesse, le promesse inutili che si stanno facendo, i governi si impegnano a rilanciare l'industria manifatturiera, perché solo così si possono creare dei posti di lavoro, solo così si possono migliorare le condizioni economiche e sociali dei nostri cittadini, solo così il nostro paese può aumentare la sua ricchezza. E così si parla, e abbiamo parlato in modo concreto noi, noi abbiamo parlato, voglio dire, al cuore dei nostri rappresentanti, parliamo al cuore dei cittadini, perché riteniamo che senza il vero rilancio industriale parlare di giovani significa offendere i giovani. Da sempre CNA La Spezia sostiene l'importanza strategica di quest'opera in grado di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e favorire lo sviluppo dell'economia locale. Stiamo parlando della bretella Ceparana-Santo Stefano. CNA ha partecipato ieri alla seduta della 4ª Commissione Territorio Ambiente sostenendo ed evidenziando l'esigenza della realizzazione dell'opera, spiega Giuliana Vatteroni, referente sindacale appunto CNA La Spezia. Una soluzione che alleggerirebbe non poco una situazione viaria, la cui problematicità segnaliamo da anni, dichiara. Criticità dettate non solo dall'aumento del traffico pesante, ma pure dalla fragilità ambientale di quell'area particolare, mi riferisco alla ripa che inevitabilmente si ripercuote sulla mobilità dell'intera comunità. E dall'11 al 13 febbraio CNA La Spezia Turismo parteciperà alla BIT di Milano, che da oltre 30 anni favorisce l'incontro tra decision maker, esperti del settore, buyer accuratamente selezionati e profilati provenienti dalle aree geografiche a più alto tasso di crescita economica e da tutti i settori della filiera. Siamo molto orgogliosi di partecipare per la prima volta a questa prestigiosa e importante fiera, commenta Carola Baruzzo, referente sindacale CNA Turismo La Spezia. Si apre una stagione in cui CNA vuole fare da protagonista e sostiene del settore turistico insieme alle aziende del territorio che sostiene e rappresenta. E continuano le assemblee della CGIL con i disoccupati. Stiamo gettando le basi per la nascita di un nuovo percorso partecipato e popolare, ha detto Lorenzo Schiavi, segretario NIDIL CGIL, affinché il nostro territorio possa dotarsi di un movimento ampio e strutturato per dare visibilità e rappresentanza al mondo dei disoccupati e dei precari. La grande partecipazione che abbiamo verificato durante le prime tre assemblee ci fa ben sperare, andiamo avanti e presto organizzeremo altri momenti pubblici di incontro e confronto per costruire una piattaforma con cui confrontarci con le forze politiche e le istituzioni del territorio. Mario Andreoli, autore del presepe di Manarola, ha compiuto 90 anni e gli amici lo hanno festeggiato con un momento conviviale nella sala dell'oratorio del paese rivierasco. Vediamo. Festa a sorpresa oggi pomeriggio a Manarola per Mario Andreoli, infaticabile autore dell'ormai storico presepe conosciuto in tutto il mondo. Mario infatti ha compiuto oggi 90 anni e gli amici lo hanno atteso nell'oratorio del paese rivierasco.
Quando è arrivato, la sorpresa e la commozione di Mario sono apparse subito evidenti. Un uomo buono e sensibile che ha voluto salutare tutti gli amici con l'affetto e la semplicità che lo contraddistingue. Sono state poi le autorità a rivolgere a Mario il ringraziamento e gli auguri per le nuove avventure. Si sono alternati il presidente del parco Enzo Resasco, il direttore Patrizio Scarpellini, la presidente del CAI che con l'associazione sta contribuendo attraverso i suoi volontari all'allestimento del presepe, il comandante di stazione dei carabinieri che con i suoi uomini garantisce la sicurezza in modo speciale nell'intero periodo di accensione del presepe, ed è stata poi la prima cittadina di Manarola, Patrizia Pecunia, a rivolgere a Mario il saluto e il ringraziamento a nome di tutta la comunità. Oggi siamo qui per festeggiare Mario per il suo primo 90° compleanno. Siamo qui tra amici perché per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità noi dobbiamo ringraziarlo. Oggi il presepe di Mario Andreoli è il nostro presepe e rappresenta la Manarola ma tutte le Cinque Terre nel mondo. Quindi grazie Mario, auguri per i tuoi primi 90 anni e continua così. Dopo un momento di commozione per il calore dimostrato dagli amici, Mario ha voluto ricambiare l'affetto ricordando quanti in questi lunghi anni di appassionato lavoro lo hanno sostenuto ed incoraggiato. E tutte le autorità qui che sono intervenute, cominciando da te, la Liguria Sud, anzi io ringrazio perché tutti gli anni siete presenti. E finite le fatiche per il presepe di Natale, Mario è già al lavoro per la Santa Pasqua. Esatto, speriamo di essere sempre in condizione, però vedo che vado abbastanza bene, sperando appunto qui per Pasqua di fare di nuovo come gli altri tutte le scene pasquali. Grazie ancora. Poi il taglio della torta, attorniato dai suoi familiari, mentre gli amici intonavano il tradizionale coro. E dall'esterno, nonostante la pioggia battente, come per magia, si è riacceso il presepe, ma questa volta una sorpresa per Mario. Sono stati gli amici ad aggiungere una scritta luminosa per fargli gli auguri ai quali anche Tele Liguria Sud si associa con calore. Secondo appuntamento con la rassegna di musica classica, concerti a teatro promossa dalla Fondazione Carispezia. Ad esibirsi sul palco del Teatro Civico ieri sera la pianista russa Lilia Zilberstein. Selene Ricco ci racconta com'è andata con le immagini di Davide Morina. Dopo il successo del concerto di apertura, la stagione 2018 di concerti a teatro prosegue con l'esibizione della raffinata pianista Lilia Zilberstein, musicista di grande sensibilità. Vincitrice del concorso Busoni e collaboratrice nota di grandi artisti, la musicista russa ha eseguito al Teatro Civico ieri sera un repertorio a lei molto caro. Nella prima parte ha reso omaggio alla sua terra natia, la Russia. La seconda parte è invece stata dedicata a Beethoven, con un primo brano poco eseguito della produzione giovanile del compositore tedesco. Questo ciclo più sconosciuto ma bellissimo, con tanto umore, io provo a seguire questo e portare anche in pubblico questo senso di umore che ha avuto Beethoven, incredibile, con diversi ritmi, diversi tecnici problemi che lui porta lì. Proprio uso tanto cosa posso fare con pianoforte anche in questo momento 200 anni fa. Dieci anni del liceo classico Vescovile in alternanza da Pontremoli, direzione New York City, in alternanza scuola-lavoro. 8 giorni in cui rappresenteranno diversi paesi a livello mondiale e in cui simuleranno commissioni di lavoro all'interno del Palazzo di Vetro. Si ritroveranno dialogando rigorosamente in lingua inglese per approfondire alcune delle tematiche di più grande rilevanza a livello mondiale. Il professor Massimo Cacciari, accademico dei Lincei e professore emerito dell'Università San Raffaele di Milano, sarà dopodomani, giovedì sera, alla Spezia, ospite del Rotary Club. Cacciari terrà una conferenza dibattito sul tema La crisi dell'Occidente. L'incontro aperto a tutti è in programma alle 18.30 nella sala multimediale di Tele Liguria Sud.
Appuntamento venerdì 9 febbraio alle 18 allo spazio 32, biblioteca della Fondazione Cari Spezie, spazio culturale dedicato alle arti visive per l'incontro con Luca Arena, autore degli scatti del progetto Means River Island e della serie Impersonalism Tenerife, esposta nel 2017 a spazio 32 nell'ambito di On Off, il programma pensato per promuovere le attività di artisti e pensatori legati al territorio. Venerdì 16 febbraio Peppe Servillo e 5 grandi musicisti jazz sul palco del Teatro Civico per rendere omaggio a Lucio Battisti. La serata è promossa dall'Associazione Teatrale Emilia Romagna e dall'Associazione Musicale Sun Music Management in collaborazione con Società dei Concerti Onlus. E a partire da domani, mercoledì 7 febbraio, fino al suo termine previsto per il 29 aprile, prenderà il via la mostra Small Size, piccoli capolavori dalle collezioni del Camec, con un ampliamento accogliendo opere di piccolo formato. Oltre 500 pezzi lasceranno l'archivio Carlo Palli di Prato e si trasferiscono al Camec, arricchendo così un percorso espositivo con una raccolta singolarissima. Si è svolta nei giorni scorsi nella sede della società Canottieri Velocior la cerimonia di consegna da parte della Croce Rossa di Follo di nuove felpe e zaini ai canottieri speciali del sodalizio spezzino presieduto da Domenico Rollo. La presidente Felicia Piacente, accompagnata dai volontari Silvana Sauro e Fiorella Rossi, ha sottolineato l'impegno e l'importanza di questa disciplina, ringraziando i canottieri, i tecnici, i dirigenti e i volontari che con il loro impegno, i sorrisi e la gioia riempiono il cuore di tanta serenità e danno tanta forza a tutti noi, ha dichiarato, per essere al vostro fianco e sostenervi in quanto possibile. E il derby ligure fa felice lo Spezia, la squadra di Gallo, sempre più protagonista nella corsa ai playoff, riesce a superare l'Entella battuta per 1-0 grazie ad un gol di Maggiore. Vediamo le interviste. Io sono contento di questa prestazione, ritengo che sia una vittoria meritata perché abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato anche tanto, avremmo potuto sbloccarla prima e chiuderla dopo il gol dell'1-0. L'Entella ha giocato a mio avviso una buona gara, ha cercato in tutti i modi di recuperarla senza però metterci grandissima apprensione se non in quella traversa su questo tiro laterale. Detto questo, la mia squadra ha ripreso il cammino che si è interrotto sabato un po' per colpa nostra a Carpi, quindi questo deve essere per me, per loro, per la società motivo di orgoglio, perché questi ragazzi hanno grande cuore, grande moralità e grande qualità soprattutto. È corretto dire che l'avete vinta la grande squadra per il cinismo mostrato e per aver colto il momento topico della partita? Le partite vanno interpretate e vanno giocate per 100 minuti, quindi ci sono momenti dove la partita la fai te e momenti dove la fanno gli avversari. È impensabile non concedere mai niente. Sono contento per la squadra perché ci volevano questi punti in trasferta, sono contento per il gol e niente, credo che i miglioramenti della squadra si vedano, siamo contenti così. Abbiamo fatto una buona gara e stasera secondo me l'Entella non meritava di perdere. Detto questo, il calcio è deciso dagli episodi, sul nostro errore lo Spezia ci ha punito quando invece noi magari potevamo essere più cinici, più cattivi, e nel primo tempo c'è stato un paio di palle in cui abbiamo riconquistato palle, siamo andati a puntare la porta avversaria, non abbiamo avuto la stessa cattiveria che hanno avuto loro nel concretizzarlo. C'è uno scontro diretto importante contro il Venezia per i playoff? Sì, una partita difficile contro una squadra che ha fatto molto bene sabato, però arriviamo sani di testa e in salute, quindi consapevoli della difficoltà perché affrontiamo una grande squadra, perché il Venezia si è dimostrata un'ottima squadra e il Venezia dirà uno scontro playoff, io ribadirò ancora che sarà un'altra tappa di avvicinamento alla nostra quota salvezza. Passiamo al basket, c'era riuscito sinora soltanto il CUS Genova a fermare la corsa della Taros e domenica ce l'ha fatta anche l'Aurora Chiavari, che ha inflitto ai bianconeri la seconda sconfitta stagionale. Un stop meritato, come hanno sottolineato il presidente Danilo Cauri e il coach Andrea Padovan. Ad attendere la Taros ora un'altra trasferta, domenica 11 febbraio i bianconeri saranno impegnati sul parquet della Pallacanestro Vado, servirà sicuramente un altro approccio alla partita.
Siamo in chiusura con il meteo per la giornata di domani. Al mattino residui deboli, precipitazioni anche nevose sui versanti padani, in esaurimento a partire dalla mattinata, quando sono attese locali schiarite, specie sul centro ponente, un nuovo aumento della nuvolosità in serata su tutta la regione. Sulla costa al mattino possibili piogge, al pomeriggio nuvoloso con qualche schiarita, umidità su valori alti, venti dai quadranti settentrionali tra moderati e forti, in attenuazione e rotazione da sud-ovest a partire dall'Imperiese, mare inizialmente mosso, in temporaneo calo a levante, temperature comprese tra una minima di 6 e una massima di 13 gradi. Con il meteo si conclude l'edizione di questa sera, grazie per essere stati con noi, arrivederci.